Buongiorno, bentrovati alla pagina sportiva, ore naturalmente frenetiche in casa del Perugia dopo le notizie a mezzo stampa dei giorni scorsi, l'istanza di fallimento avanzata dal gruppo Lo Sole e poi anche l'ultima notizia che arriva da alcuni quotidiani ieri riguarda appunto un giro di fatture false per 4 milioni e mezzo di euro che appunto vedrebbe indagato il presidente del Perugia Leonardo Covarelli. Ma Covarelli non ci sta e ieri in una conferenza stampa lo ha ribadito. Quello delle fatture false è un discorso vecchio del 2008 per il quale abbiamo già raggiunto in parte un accordo. Non si capisce come mai, ha detto Covarelli, queste voci escano fuori proprio in questo momento, a pochi giorni dal 31 marzo, data in cui dovrebbe avvenire la ricapitalizzazione di circa 2 milioni di euro della società. Intanto il presidente Covarelli continua i suoi contatti con imprenditori locali, Angelelli e Company, ma anche esterni all'Umbria, si tratta di imprenditori dell'area romano-laziale che potrebbero essere interessati a qualche affare con appunto il Perugia. Covarelli però si è concentrato sulla conferenza stampa di ieri su questa vicenda delle fatture false e ha risposto a tutte le accuse lanciandone nuove. Sentiamo. Questa è una verifica che fu fatta dall'Ufficio delle Entrate oltre 2 anni fa, come qualsiasi azienda può avere, oltretutto non riguarda la mia persona ma riguarda la società La Mas, e quindi una verifica su un'azienda che per legge, dopo una certa cifra, mi sembra che siano 250.000 euro di contestazioni, quindi non di cose passate in giudicato oltretutto, automaticamente deve essere segnalata alla Procura della Repubblica. Quindi questa è una storia di 2 anni, oltre 2 anni fa, che è in fase conclusiva, perché per una parte è stata posta in adesione, per un'altra parte addirittura siamo in contenzioso perché i rilievi che ci hanno posto li abbiamo contestati, perché loro hanno obiettato le cose e noi stiamo dimostrando che non è così. Per cui non c'è nessun capo di imputazione, è una storia di 2 anni e mezzo fa. È nata con una normale e naturale verifica su un'azienda, come ce ne sono centinaia e non migliaia, dell'Ufficio delle Entrate. È ovvio che la brutalità di quello che sta accadendo e come sta accadendo sinceramente mi lascia sconcertato, perché arrivano queste email notturne in questo momento, dopo 2 anni, su una cosa che non riguarda né il Perugia né la mia persona, ma una mia azienda e quasi conclusa. No, ancora non l'abbiamo fatta, la dobbiamo fare entro il 31 perché ovviamente serve per chiudere la stagione. No, è importante perché comunque la ricapitalizzazione dobbiamo farla, è importante perché c'è un adempimento che sono gli stipendi parte di ottobre, perché parte è stata pagata a novembre e dicembre, e poi perché comunque la ricapitalizzazione serve per il proseguo della stagione fino a giugno. Sì, no, questi sono episodi che ti fanno perdere la voglia di vivere, non di far calcio, perché ti arrivano in maniera troppo sporca, troppo mirata, senza un'intervista di un giornalista magari che ti chiama prima e ti dice guarda, so che La Mas, no, allora l'accetti perché parli, come dicevi tu, di qualcosa che non c'è niente da nascondere, perché comunque sono cose imprenditoriali dove uno, se sbaglia qualcosa, risponde, oppure se magari ci sono anche degli errori, sono tanti, tanti motivi per cui uno può avere delle contestazioni fiscali, è normale, e quindi io non mi sono mai tirato niente via da quello che sono le eventualmente. Il fatto che arrivino, che la mattina ti alzi e vedi che, e sai che poi la notte sono girate delle cose anonime in un momento delicato, questo ti fa venire voglia veramente di dire chi te lo fa fare, questo sicuro. La risposta è chi me lo fa fare. Se ero tranquillo, non eravamo qui a fare la conferenza stampa. Non sono tranquillo sotto tanti aspetti, perché non sono tranquillo da tutto quello anche che vedo in questa settimana. Sono sereno, è diverso, perché comunque so che sto facendo di tutto e di più, continuerò a farlo, però è ovvio che non posso essere tranquillo, questo è sicuro.
Intanto oggi pomeriggio alcuni tifosi del gruppo degli Ingrifati, gruppo storico della Curva Nord, si daranno appuntamento alle 17 per far sentire la propria voce in merito all'attuale situazione del Perugia.